A Pietralunga, la piena del fiume Simeto dei giorni scorsi ha spazzato via pezzi di costone strada, portando alla luce un antico tracciato, da chiarire se si tratta di un vecchio approdo per le barche o di una sede stradale d'epoca antica. Il caso di Anthony Bivona, il legale che assiste la famiglia Bivona, l'avvocato Francesco Messina, è stato contattato dal Consolato Generale d'Italia a Francoforte per confermare l'attenzione delle istituzioni italiane. Intanto i familiari di Anthony sono stati sentiti dai carabinieri. A Paternò, dopo l'insediamento della nuova giunta, si attendeva il giuramento dell'assessore Rosanna Anatoli. Fratelli d'Italia, attraverso un comunicato stampa a seguito di un incontro tenutosi ieri, ha dichiarato: l'avvocato Anatoli non presterà giuramento rispettando la decisione del partito. Covid-19, emanata una nuova ordinanza del presidente della regione Nello Musumeci con ulteriori misure anticontagio. I provvedimenti attualmente già in vigore lo saranno fino al 31 di dicembre. Oltre 10.000 le nuove infezioni da Covid in Italia nelle ultime 24 ore. In Sicilia oltre 600 i nuovi casi, ma diminuiscono gli ospedalizzati. Amando in arte, l'evento per vivere la collina storica di Paternò, appuntamento nella chiesa di Santa Maria dell'Alto domani. Buonasera, bentrovati per questo spazio con l'informazione di Ciak Tele Sud, che apriamo parlando di Pietralunga. La piena del fiume Simeto dei giorni scorsi ha spazzato via pezzi di costone e strada, portando alla luce un antico tracciato, da chiarire se si tratta di un vecchio approdo per le barche o una sede stradale d'epoca antica. Vediamo. A Pietralunga, la piena del fiume Simeto dei giorni scorsi ha spazzato via pezzi di costone e strada, portando alla luce un antico tracciato, da chiarire se si tratta di un vecchio approdo per le barche o una sede stradale d'epoca antica. E questa mattina i proprietari dei fondi agricoli della zona hanno avviato degli interventi per la sistemazione della sede stradale. Sul posto questa mattina per verificare il tracciato sono arrivati anche il presidente di Sicilia Antica, Giuseppe Scandurra, e il presidente regionale giovani dell'associazione, Giuseppe Barbagiovanni. Della scoperta è stata informata la sovrintendenza ai beni culturali di Catania. Il primo a fare la scoperta è il geologo Orazio Caruso. Siamo nella zona di Pietralunga, sul fiume Simeto che scorre alle sue spalle, un fiume che nel corso di questi ultimi anni è cambiato notevolmente. I fiumi, i corsi d'acqua, quelli che sono i fiumi, sono corpi dinamici, quindi hanno una loro vita, un loro dinamismo lungo il loro corso. Quello che è successo qui è iniziato circa 2 o 3 anni fa. Intanto l'immediato è successo perché nell'ultimo mese e mezzo abbiamo avuto delle abbondanti piogge che, incanalandosi da monte, ovviamente scendendo verso valle, hanno fatto acquistare una grandissima forza al fiume, trasportando grossi ciottoloni. Ma noi abbiamo messo qualcosina, perché poco più a monte, a circa 700 metri, qualcuno, furbetto, furbastro, ha fatto sì che ha rettificato il corso del fiume, quindi permettendo al fiume non più di avere un andamento sinusoidale, ma rettilineo. Questo ha permesso alle acque ovviamente di avere una maggiore forza di erosiva. E di conseguenza già 2 anni fa questa parte di strada, che è una strada provinciale, iniziò a essere smantellata dalle acque, perché scavando nella parte bassa l'ha completamente fatta. La staccata. Quello che è successo avanti ieri o ieri è quello che stiamo vedendo. La strada è andata via, di conseguenza abbiamo dei coltivatori che non possono accedere né da questo lato, quindi da questo lato siamo sulla destra idraulica del fiume Simeto, né nella parte più a monte, perché ci saranno circa 50-60 ettari di agrumeti che sono di fatto irraggiungibili. Di conseguenza non si può produrre, non si può rinunciare a una produzione agrumicola di quest'anno, specialmente con i tempi di pandemia che abbiamo avuto, eccetera.
allora si sono. Quello che è successo in questi ultimi giorni, Quindi, quindi in le questi acque ultimi hanno giorni fatto le acque emergere sono arrivate qualcosa. fino ai nostri piedi, cioè praticamente all'attuale alveo si sono alzate di 4,50 m. Quindi tutti i sedimenti che hanno coperto questa vecchia strada o questo probabilmente un vecchio approdo, perché non ricordiamo, ricordiamoci che qui c'era fino agli anni 50 una barchetta, una chiatta che permetteva ai pedoni di attraversare il fiume da un lato all'altro ovviamente. E questa chiatta che prima era conservata nella casetta qui vicino, 5-6 anni fa ha preso fuoco e quindi si è anche persa questa memoria storica e documentale. Ecco, però non si capisce che quello che è emerso se sia una strada romana o sia questa chiatta. Allora, a primo acchito sembrerebbe una fattezza antica, ma guardandola bene, ma questa è una mia personale opinione, sembra che sia più un approdo. Perché vedete, ci sono lateralmente a questa stradina, a questo tratto di strada, ci sono delle pietre squadrate, ben squadrate, che secondo me non sono di fattezza antica, ma possono risalire, che so, agli anni 40, 30. Quindi, però questo lasciamo che gli archeologi che studiano bene queste cose diano la loro interpretazione. La mia è una semplice supposizione. E di fatto qui abbiamo un disagio perché non si possono più raggiungere da questo lato il ponte romano, e così come avveniva fino a diciamo un mese fa, per cui tutto diventa più difficoltoso per andare ad apprezzare quello che c'è, perché abbiamo un'area archeologica, abbiamo i tolos, abbiamo passo Ips o passo del Gesso. Ribadisco ancora che passo Ips, che non ha senso la parola Ips di per sé, non è altro che sta a identificare un passo del gesso. Noi in siciliano diciamo isso, il topografo toscano e piemontese, scusate, che è venuto qui subito dopo l'Unità d'Italia quando ha fatto il rilievo, dato che ma qui dove ci troviamo? Siamo a passo Ips e l'ha messo Ips, ma realmente perché si parla così? Di gesso, perché neanche a circa 150-200 metri a monte, sempre da questo lato destro del fiume, c'è la cava del gesso, per cui noi paternesi si estraeva questo gesso in maniera grossolano, veniva, passava dal ponte romano, prendeva la via del grano e noi paternesi sappiamo che in via San Marco ci sono ancora le macerie del gesso. La zona dell'area portuale dell'isola di Vulcano alle Eolie e in quelle adiacenti sarà interdetta dalle ore 23 alle 6 e le persone non potranno stare a casa a causa del livello di CO2 per l'attività vulcanica, vita regolare di giorno. Lo ha detto il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni, in una affollata riunione con la popolazione, alla presenza anche di vulcanologi e rappresentanti della protezione civile. L'ordinanza scatterà da lunedì, è stato detto, per dare il tempo alle persone di organizzarsi e trovare un alloggio dove dormire. L'ordinanza dovrebbe coinvolgere 100-150 persone. Il comune darà un contributo per pagare gli alberghi. Per un mese non potranno sbarcare turisti, ma per l'ingresso nell'isola sarà consentito di accedere solo ai pendolari. Il caso di Anthony Bivona, il legale che assiste la famiglia Bivona, l'avvocato Francesco Messina, è stato contattato dal Consolato Generale d'Italia a Francoforte per confermare l'attenzione delle istituzioni italiane. Intanto i familiari di Anthony sono stati sentiti dai carabinieri. Su questi due episodi parla l'avvocato proprio Messina. Vediamo. Ci sono movimenti che fanno ben sperare sulla vicenda di Anthony Bivona, il 24enne adanita, rinvenuto privo di vita lo scorso luglio in Germania in circostanze poco chiare.
Quello che è certo è che l'attenzione è massima su vari fronti, anche se si attende ancora la notizia più importante, ovvero l'autopsia sul corpo del ragazzo, come chiede da tempo la famiglia Vivona attraverso il suo legale di fiducia, l'avvocato Francesco Messina, che ha presentato un esposto. E proprio quest'ultimo è stato contattato dal Consolato Generale d'Italia a Francoforte per confermare che le istituzioni italiane seguono con attenzione il caso Vivona anche in Germania. Altro segnale importante arriva dal fatto che i familiari di Anthony sono stati sentiti dai carabinieri. Su questi due episodi sentiamo l'avvocato Francesco Messina. Avvocato Messina, allora, è stato contattato dal console generale italiano in Germania, per quale motivo? Sì, siamo stati attraverso il recapito telefonico, il mio cellulare personale, il console generale italiano presso la sede di Francoforte ci ha contattato, aveva la voglia di manifestare la vicinanza alla famiglia Vivona, ha avuto la necessità di capire anche alcuni dettagli della vicenda che giustamente immagino per adesso abbia potuto apprendere non dalle nostre dirette fonti, quindi ci siamo fermati a parlare su alcuni dettagli fondamentali della vicenda. Era anche incredulo di come mai le autorità tedesche non avessero provveduto ad effettuare l'autopsia nelle ore imminenti al fatto. E ci ha assicurato, ha garantito a me, ma soprattutto alla famiglia Vivona, che sta attivando tutti i canali di polizia possibili per fare luce su questa vicenda. La cosa ci gratifica molto perché voi capite che non è consuetudine che un console chiami o si interessi a vicende di questo tipo. Possiamo anche dire che Anthony era pure iscritto al consolato tedesco, quindi da buon cittadino, diciamo, si era fatto conoscere ed era inserito nelle liste appositamente tenute. Ecco, sono segnali importanti che vanno, si spera, nella direzione dell'autopsia, ecco, sul corpo di Anthony. Ci sono stati altri movimenti importanti, credo. I carabinieri hanno contattato la famiglia, per quale motivo appunto? Sono segnali importanti, come diceva lei, perché segue questa chiamata del console generale italiano ad un'attività di indagine che già è iniziata e che ha visto l'effettuarsi di sedute di interrogatorio molto ma molto consistenti, tenute presso la stazione dei carabinieri e ad opera del nucleo investigativo di Catania, che è salito appositamente per effettuare questi colloqui. Sono colloqui che preludono, diciamo, a una svolta nelle indagini che ci attendiamo da un minuto all'altro. Cambiamo argomento, adesso parliamo di politica. Sulla candidatura alla presidenza della regione non intendo fare fughe in avanti. Penso che la coalizione si debba muovere compatta e non voglio dare alibi per eventuali divisioni in un momento in cui ho come priorità dimostrare la compattezza della centrodestra. Il presidente Musumeci è un presidente uscente e come tale ha diritto a ripresentare la sua ricandidatura come prima cosa. Quindi bisogna vedere cosa vuole fare il presidente e poi bisognerà discuterne con gli alleati della coalizione. A parlare Giorgia Meloni ai cronisti a Palermo. E dopo l'insediamento della nuova giunta a Paternò si attendeva il giuramento dell'assessore Rosanna Natoli, Fratelli d'Italia, attraverso un comunicato stampa in seguito ad un incontro che si è tenuto ieri ha dichiarato l'avvocato Natoli non presterà giuramento rispettando la decisione del partito. E sul fronte politico, a Paternò, dopo l'insediamento della nuova giunta, si attendeva il giuramento dell'assessore Rosanna Natoli, assente il giorno dell'insediamento poiché impossibilitata ad esserci. Fratelli d'Italia, riunitosi ieri a Paternò in assemblea del circolo territoriale, alla presenza del coordinatore provinciale e di tutte le sue componenti locali, attraverso un comunicato stampa a firma del coordinatore comunale Angelo Calenduccia e del coordinatore provinciale Alberto Cardillo, ha reso noto quanto segue. Ma
mantenendo una seria linea di coerenza con quanto dichiarato nell'immediatezza dell'azzeramento della giunta comunale, si legge nel comunicato, l'avvocato Natoli non presterà giuramento rispettando la decisione del partito. Si è stabilito inoltre, si legge in conclusione nel comunicato, che Fratelli d'Italia lavorerà con maggiore vigore al rafforzamento di un percorso che nell'interesse di Paternò veda una maggiore collaborazione tra i partiti che comporranno una coalizione di centrodestra. E i comuni di Palazzo Adriano nel Palermitano e di Roccafiorita nel Messinese, dove le somministrazioni di vaccino hanno superato la soglia massima del 100%, sono da 3 mesi Covid free. Il superamento del tetto massimo del 100% è avvenuto per gli utenti arrivati da cittadine limitrofe, turisti di passaggio e coloro che, pur essendo residenti altrove, hanno deciso di vaccinarsi in questi 2 paesi siciliani. Sono oltre 10.000 le nuove infezioni da Covid in Italia nelle ultime 24 ore. In Sicilia oltre 600 nuovi casi, ma diminuiscono gli ospedalizzati. Anche oggi il numero dei contagi da Covid è superiore alle 10.000 unità in Italia. 10.544 le nuove infezioni accertate su oltre 536.000 tamponi processati tra molecolari e antigenici, con un'incidenza vicinissima al 2%. E il che vuol dire che su 51 test esitati uno è risultato positivo all'infezione. 48 i decessi, guariti quasi 6.000, dunque gli attuali positivi aumentano di 4.617 unità per un totale di 137.130. Aumentano gli ospedalizzati ma in maniera molto contenuta in terapia intensiva. Nel saldo quotidiano tra ingressi e uscite ci sono 9 malati intubati in più per un totale di 512, mentre in area medica i nuovi posti letto sono 57 per un totale di 4.145 ricoverati con i sintomi tipici dell'infezione. In Sicilia la buona notizia arriva dal numero degli ospedalizzati che registrano il segno meno. In rianimazione si sono liberati 5 posti letto e adesso il totale delle persone intubate è di 38, mentre in area medica i posti letto in meno sono 13 per un totale di 334. I nuovi casi nell'isola sono 640 su oltre 27.000 test esitati dalle strutture sanitarie regionali con un'incidenza del 2,3%. 6 decessi che si riferiscono a giorni precedenti, guariti 350 e dunque gli attuali positivi aumentano di 299 unità per un totale di poco più di 10.000. Catania resta la provincia col numero più alto di contagi giornalieri, 175 nelle ultime 24 ore. Covid-19, emanata una nuova ordinanza del presidente della regione siciliana Nello Musumeci per misure anticontagio. I provvedimenti già in vigore lo saranno fino al prossimo 31 di dicembre. Sul fronte vaccini il governo anticipa la terza dose per la fascia 40-59 anni. Si potrà fare a partire dal prossimo 22 novembre. Vediamo. In vista delle festività natalizie in Sicilia, attraverso un'ordinanza contingibile ed urgente adottata dopo la relazione dell'assessorato alla salute, il presidente della regione Nello Musumeci ha disposto ulteriori misure di prevenzione in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19. I provvedimenti già in vigore lo saranno fino al 31 dicembre. Le disposizioni nello specifico riguardano l'obbligo di tampone e l'utilizzo della mascherina. Per quello che riguarda il tampone, anche i viaggiatori che provengono dalla Germania e dal Regno Unito dovranno sottoporsi all'esame nei porti e negli aeroporti siciliani. Attualmente il controllo è già previsto per chi proviene dagli Stati Uniti, Malta, Portogallo, Spagna, Francia, Grecia e Paesi Bassi o vi abbia transitato nei 14 giorni precedenti. Per quello che concerne invece l'uso della mascherina, così come disposto dall'ordinanza, nei luoghi aperti al pubblico la mascherina deve essere indossata se in presenza di più soggetti in luoghi particolarmente affollati, dunque anche all'aperto, si è dispensati solo tra congiunti o conviventi. E sul fronte vaccini, così come annunciato dal Ministro della Salute Roberto Speranza e dal Commissario straordinario Francesco Figliuolo, sarà anticipato al 22 novembre l'avvio, previsto inizialmente per l'1 dicembre, della campagna per le terze dosi vaccinali anti-Covid per la fascia di popolazione tra 40 e 59 anni. Alla base di questa decisione l'aumento dei contagi e della curva epidemica anche in Italia. E intanto, sempre in relazione ai vaccini, il governo sta lavorando proprio in queste ore ad un decreto che dovrebbe sancire l'obbligatorietà della terza dose per i sanitari. L'obbligo dovrebbe scattare già a partire dall'1 dicembre.
Adesso parliamo di eventi. Amando in arte, l'evento per vivere la collina storica di Paternò, appuntamento nella chiesa di Santa Maria dell'Alto domani. Vediamo. L'appuntamento domani alle ore 19 nella chiesa di Santa Maria dell'Alto sulla collina storica della città. L'associazione Contatto, insieme alla parrocchia di Santa Maria dell'Alto, organizzano il secondo appuntamento per vivere la collina storica con la serie di eventi per l'iniziativa dal titolo Abitiamo l'Acropoli. L'evento Amando in Arte vedrà protagoniste diverse associazioni, a cominciare da Anime Danzanti e con loro Nocte Tempore, Storie e Tradizioni di Sicilia per alcune riflessioni collettive. L'appuntamento il 20 novembre, sarete sulla collina storica di Paternò. Per voi è un secondo appuntamento. L'obiettivo è quello di tornare a vivere la collina e tutti i suoi monumenti. Sì, esattamente, questo è il desiderio che Anime Danzanti porta nel cuore, cioè la possibilità che l'Acropoli diventi un luogo di incontro. E noi, Anime Danzanti, abbiamo scelto l'arte, però amando attraverso l'arte. L'amore inteso come possibilità di comprensione, condivisione e progettualità. Infatti è un'iniziativa a lungo termine. Comprendendo che non è possibile sempre stare contemporaneamente insieme, ma lo spazio è per tutti, un pezzo per ciascuno. Quindi non c'è la priorità che spetta a, ma dobbiamo immaginare la possibilità che possa essere condiviso in modalità diverse, con raggruppamenti anche diversi, ma quel luogo deve essere portato alla luce. La memoria di quel luogo deve essere portata alla luce. La vostra iniziativa, la vostra prima iniziativa nasce subito dopo l'atto vandalico contro la edicola votiva della Madonna delle Grazie lì sulla scalinata. E fu un primo momento vissuto così con grande slancio. Oggi ritornate sulla collina, siete comunque aperti alle realtà del territorio. Esattamente, e ti ringrazio per averlo sottolineato, l'inizio come scintilla, come reazione. E a questo proposito però voglio dire una cosa, Anime Danzanti in collaborazioni possibili piano piano non desidera mettere in atto una lotta contro, questo ci tengo tantissimo, è una lotta per, cioè quello di promuovere la forza e il potere della connessione del cuore. Con un linguaggio vicino all'anima, che è quello dell'arte. Noi promuoviamo inclusione, promuoviamo comprensione, condivisione, ma non a tutti i costi e non subito, cioè dobbiamo apprendere che è un processo lungo nel tempo e va fatto attraverso l'esperienza. Quindi sul campo, una prima volta Cristo al monte, una seconda volta, ed è stata una modalità slancio e sono arrivati in molti, una seconda soltanto con alcuni, ma non è per escludere altri, ma perché tutto nasce in divenire. Quindi ci apriamo alla possibilità, all'idea di un pezzo per ciascuno, in maniera progettuale e soprattutto continuativa. Ci si prepara alla colletta alimentare del prossimo 27 novembre, sabato 27 novembre. Come detto, ci si prepara all'evento domani al Teatro dell'Istituto Francesco Venturino di Via dei Salesiani 2 a Catania. Per l'occasione si terrà una conferenza. Interverranno Giovanni Bruno, presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus, Pietro Maugeri, presidente del Banco Alimentare della Sicilia, e poi ci saranno anche testimonianze di realtà caritative. E con questa notizia si chiude questo spazio con l'informazione di Ciak News. Io vi auguro una buona serata, vi auguro anche un buonissimo fine settimana. Arrivederci.